Parliamo adesso di lavoro per i disabili, grazie ai nuovi provvedimenti dell'assessorato regionale. Il servizio è di Maurizio Ciotola. Con uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro per dare avvio a partire dal secondo semestre del 2024 ad un programma politico strutturale con interventi mirati per il potenziamento e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Mulino blu, questo è un simbolo che evidentemente caratterizza in maniera etica, evidentemente, un'azienda che assume persone con disabilità. Un vero e proprio cambio culturale, questo è il nostro obiettivo, è un obiettivo ambizioso. Noi sappiamo che in Sardegna ci sono 130.000 disabili, di cui il 59% sono donne e il 41% sono uomini, per un totale dell'8% della popolazione sarda. Oggi come oggi le imprese sarde non inseriscono nella propria azienda la persona disabile perché viene visto come un vero e proprio problema. Con questa delibera si ha l'ambizione di cambiare questa prospettiva, di incentivare le aziende stando loro vicino ma anche economicamente tramite un supporto, una consulenza, un tutor e dove è previsto anche il riconoscimento della figura del disability manager. Con un fondo di 5 milioni di euro dai fondi europei e poi 6 milioni di euro e che sono il frutto di sanzioni amministrative date alle imprese che non hanno assunto le persone e quindi non hanno adempiuto a quella che è la legge in corso. Non solo con l'atteggiamento propositivo, qual è il bullino, ma un vero e proprio sostegno economico, un vero e proprio percorso di accompagnamento alle aziende. Ripeto, bisogna procedere a cambiare la prospettiva e l'idea che l'azienda ha di un peso, che è quello dell'obbligo dell'assunzione del disabile. Io non leggo. Lo so, però.